Cari amici, ecco qui tutti gli ingredienti pronti appunto per preparare i muffin. Li vediamo uno a uno in dettaglio. Per prima cosa, naturalmente, la farina, quella 00 per dolci, 380 g di farina, 200 g di zucchero semolato, una bustina di lievito per dolci, un bel limone biologico grattugiato e anche un pizzico di sale. Passiamo poi agli ingredienti liquidi, ci servirà 250 g di latte fresco, 100 g di olio di semi e 2 uova intere. Potete mettere la frutta che più vi piace. Io oggi metterò le more selvatiche, che adesso la campagna è piena di questo frutto meraviglioso. Sono andata a prenderle ed ecco qui useremo proprio queste. Poi ci serviranno naturalmente i pirottini, vedete di buona qualità, un po' grandetti. Li potete mettere anche da soli qui nel forno, oppure anche sistemati così nel portapirottini. Con queste dosi ne vengono circa 12. Andiamo allora a preparare i muffin. Andiamo allora, amici, a preparare i muffin. Separiamo gli ingredienti solidi da quelli liquidi. Giro bene la farina e mischio il lievito per dolce. Mischio bene così e metto lo zucchero. Bene, anzi, uso questa. Tutti ben amalgamati. Poco poco di sale. Ci vuole sempre nei dolci e anche il limone grattugiato. Questi sono gli ingredienti solidi. La preparazione è facilissima, ci vuole niente. Mettiamo adesso da parte, prendiamo una bella ciotola e mettiamo le uova intere. Sbattiamo un attimo così. Mischiamo il latte. Cominciamo a mettere la farina. Lo mischiamo. Così. Cucchiaio. Ora quando è tutto pronto andiamo a metterli nei pirottini. Mettiamola tutta. Bella liscia, è già fatto. Iniziamo allora, amici, a riempire i pirottini, vedete? Belli alti.
li ho sistemati nei portapirottini. Iniziamo con un cucchiaio, due cucchiai, una più grande, una più piccola, a riempire. Lo facciamo, lo lasciamo però a metà. Vedete, ho riempito i pirottini a metà, perché adesso vado a mettere la frutta. Come vi ho detto, ho preso le more dalla campagna, vedete che belle che sono, e comincio a mettere un po' di frutta. Voi potete mettere la frutta che più vi piace, pezzettini di pesche, tanta frutta diversa, secondo naturalmente quello che offre la stagione. La frutta di stagione è sempre la migliore. Aggiungiamo ancora un po' qui. Ancora. Naturalmente potete mettere l'impasto, anziché con due cucchiai come ho fatto io, potete usare anche una sac à poche. Forse vi viene meglio. Adesso continuiamo a riempirli ancora. Possiamo mettere ancora qualche mora sopra. Questo secondo il proprio gusto, eh. Andiamo a metterli in forno a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Forno statico.
Cari amici, ecco qui i muffin appena sfornati. Sono bellissimi e profumatissimi. Un dolce semplicissimo da fare. Li ho cotti nel forno statico a 180 gradi, come vi ho detto, per circa 25-30 minuti. Naturalmente voi dovete fare sempre la prova a stecchino, mi raccomando. Deve uscire completamente asciutto. A quel punto vuol dire che il dolce è pronto. Trovate tutte le dosi naturalmente sotto nell'info box. Leggete tutto che vi darò. Anche spesso, come vi do sempre, dei consigli. Io ho utilizzato per prepararli le more di rovo, le ho prese durante una passeggiata che ho fatto in campagna, ma voi potete usare quella che avete in casa di frutta. Naturalmente quella di stagione è la migliore. La dovete fare a pezzettini e la mettete in mezzo e anche sopra per guarnire. E lasciatemi anche nei commenti sotto se la provate questa ricetta e se vi è piaciuta. Intanto vi invito a seguirmi anche in YouTube, come sempre la cucina di Pippi, di attivare la campanella in modo che ogni filmato che io presenterò sempre non vada perso. Vi invito anche però a seguirmi nelle altre mie pagine, la mia pagina principale Instagram o il blog e anche su Facebook troverete sempre qualcosa. Quindi aspettatemi al prossimo filmato e alla prossima ricetta.